rame sembrerebbe stia dando un messaggio molto chiaro ai mercati. La ripresa è in corso. Parliamo sempre di ripresa, però insomma concentriamoci sui segnali che sta dando il rame, perché si è spinto ai massimi da 10 anni. Quindi era dal 2011 che non viaggiava su questi livelli e non solo non mostra segni di cedimento, ma addirittura si sta spingendo sempre più in su. Allora, cerchiamo di capire quali sono le motivazioni che stanno alla base di questo rialzo. Sicuramente poi do la parola a te in focus. Quando si parla di rame c'è anche il tema della svolta green a livello globale, che è stata avviata proprio a livello globale. Allora, cerchiamo di capire, anche se vuoi in modo percentualistico o comunque in generale, dando come dire, delle fette, no, di responsabilità alle notizie che ci stanno girando intorno. Sì, ecco, il rame diciamo che è stato un po', tra virgolette, la prima donna, insomma, dei mercati finanziari insieme con il palladio, però soprattutto il rame dallo scorso, diciamo quasi 12 mesi fa, oltre 12 mesi fa, il marzo del 2000, da di lì è partito, quando era ancora in tempi non sospetti, è partito un enorme rialzo su questo mercato che naturalmente ha dato delle grandi soddisfazioni, insomma, per chi man mano ha cominciato ad accumulare posizioni. Il rame ha avuto questa forte crescita ancora in tempi non sospetti, e questa, diciamo, la crescita è stata determinata soprattutto per una differenza, per un dislivello, diciamo così, per un'inefficienza, chiamalo così, tra la domanda e l'offerta, ovvero forte domanda, o meglio, domanda sempre più in crescita, dall'altra parte invece offerta diciamo, costante se non in diminuzione. Costante nel senso che comunque la produzione mineraria non è aumentata, in diminuzione anche perché purtroppo a causa dei contagi del coronavirus anche le miniere, del metallo rosso sono dovute essere chiuse proprio per evitare i contagi. Quindi una situazione abbastanza esplosiva per quel che riguarda il rame, che abbiamo visto come ha inanellato una crescita anche, insomma, doppia rispetto a quello che era il valore. Eravamo intorno ai 2 dollari per libra un anno fa, adesso siamo oltre i 4 dollari, quindi, o 400 dollari, dipende dal contratto che si guarda. E questo naturalmente ha fatto sì che i prezzi e la dom un, con una domanda anche in crescita, perché naturalmente sappiamo che il rame è un veicolo estremamente importante per quanto riguarda la conduzione dell'elettricità, quindi in tutti i settori che riguarda non solo naturalmente la conduzione dell'elettricità, viene utilizzato. Sì. E tutti questi fattori, non ultimo anche la mancanza di nuovi progetti, diciamo che il settore del rame si sono un po' presi indietro per quel che riguarda lo sviluppo di nuovi siti minerari, quindi le nuove ricerche, nuovi progetti, si è un po' preso indietro, e quindi fortissima la domanda, poca offerta, e questo ha fatto sì che il prezzo sia andato in costante crescita. Ricordiamo poi che ad esempio, una miniera, quando viene un sito minerario, dal momento in cui viene esplorato e stabilita diciamo, l'effettiva utilizzabilità, passano dai 5 ai 7 anni, quindi naturalmente è un'offerta anelastica, ovvero non è in grado di riuscire a spingere a rialzo a, a, diciamo, a rispondere a questi rialzi improvvisi. Insieme con questo, naturalmente, ancora diciamo, il grande appetito da parte della Cina per quanto riguarda il metallo rosso, quindi il dottor Coppe, insomma, quello che indica il benchmark per eccellenza per l'economia. E Sì. questo ha fatto sì, insomma, che ci sia stato questo grande rialzo del mercato, appunto, del rame. Non ultimo, alcune analisi fatte da banche d'affari, tra cui Goldman Sachs, che hanno indicato come sia un po' il nuovo petrolio, ovvero il nuovo, non tanto dal punto di vista dell'energia, quanto un mercato di grandissimo interesse, dove naturalmente si sono visti anche dei movimenti speculativi, soprattutto raggiunti determinati livelli. Abbiamo visto come il prezzo
abbia avuto dei picchi al rialzo a livello di 350 quando ha superato di slancio i 400 dollari per libra. Da di lì, insomma, è stato abbastanza chiaro che c'erano dei movimenti speculativi. Quindi ecco, diciamo, il rame, adesso abbiamo fatto un po' una visione globale, naturalmente il rame è uno dei benchmark dell'economia e soprattutto la cosa importante è che il rame naturalmente è anche un indicatore, comincia ad essere un indicatore visto sempre più da vicino per quel che riguarda le politiche green che in ogni caso tutti i governi dovranno mettere in atto. Si sentono molte notizie, insomma, da questo punto di vista, anche Sì. Esatto. l'Europa che dovrà sempre più adeguarsi adeguarsi ad esempio anche appunto alla produzione di energia rinnovabile. Anche la Cina sta implementando nel suo, diciamo, nella sua sfera economica, che è ancora un po' indietro rispetto a quello che sono le economie occidentali. Però ecco, tutto questo per dire che il rame verrà naturalmente tenuto sempre sotto controllo, anche per comprendere quali saranno appunto gli sviluppi in tema di economia green, e speriamo che naturalmente su questo settore qui ci sia più una velocità Beh, rispetto a quello. certo, diciamo che si è chiesta, l'hai detto anche tu, un'accelerazione su questi temi, quindi di conseguenza potrebbe aumentare la domanda di rame. Poi ti faccio anche una domanda sempre su rame da bastian contrario, per così dire, anche se poi strada facendo li tocchi tu stesso questi temi, però prima ti faccio rispondere alla domanda che abbiamo volutamente messo in modo provocatorio, magari neanche più di tanto, in sovrimpressione, cioè il rame può essere considerato in questo momento il nuovo petrolio? Diciamo che ecco, dal punto di vista chiaramente, beh, naturalmente sono due settori diversi, uno metallo e Certo, l'altro energetico, chiaramente. questo Però a è livello chiaro. di potenzialità, di osservazione, no, da parte degli investitori, degli analisti. Io diciamo che a questa domanda risponderei in maniera positiva, nel senso che certamente ecco, il rame è rimasto sempre lì adesso in questi anni, per chi lo segue come da me, ad esempio, da oltre 20 anni lo seguiamo questo mercato. Però ecco, ultimamente mi dà la sensazione che sia ancora più sotto i riflettori rispetto a quello che è sempre stato. Prima era un metallo industriale, quindi anche per il pubblico retail comincia a diventare, diciamo, comincia a ricoprire un interesse fondamentale, ovvero un interesse abbastanza importante. Quindi credo che oro e petrolio siano i due benchmark principali, e diciamo, in quest'ultimo paio d'anni il rame cominci anch'esso ad entrare diciamo, nella mentalità anche del trader retail, quindi dell'investitore, chiamiamolo così, casalingo. Quindi ecco, il petrolio, il nuovo rame, direi, ecco, questo sicuramente, ripeto ancora una volta, sono due settori diversi, però certamente direi che siamo molto vicini ad avere un nuovo benchmark economico, quindi un nuovo petrolio, questo sì. Ok, guarda, la domanda da bastian contrario era sulla Cina, nel senso che ci sono peraltro anche alcuni amici che ce lo stanno chiedendo. Potrebbe essere la Cina un po' a muovere la domanda di rame, nel senso che potrebbe spedire all'estero il metallo, quindi a fronte di una domanda interna più debole del previsto, e di conseguenza, nonostante la tendenza rialzista, come abbiamo evidenziato, del rame, la domanda potrebbe indebolirsi. Ecco, potrebbe giocare un ruolo fondamentale proprio la superpotenza cinese. Sì, però non tanto quanto un indebolimento della domanda, quanto una forte domanda, naturalmente. Il discorso della Cina è piuttosto lungo da fare in tema del rame. Lo riassumiamo molto Sì. velocemente. Ecco, per la Cina il rame è come per l'Occidente l'oro, ovvero è una specie di bene rifugio, viene utilizzato anche come controparte nelle relazioni finanziarie, quindi è molto molto importante, ricopre un ruolo importante. Che la Cina possa fare il bello e il brutto tempo nel settore del rame, questo è pur vero, perché ha grandissime diciamo, riserve di rame, e potrebbe scaricarle nel mercato e far scendere il prezzo. Questo si potrebbe farlo. Manipolare i mercati, naturalmente, per chi ha questa potenza di fuoco,
è possibile. Dopo, naturalmente, che lo faccio o meno, questo non sappiamo, non Certo. possiamo dirlo naturalmente, però certamente la Cina ha delle grandissime riserve di rame, e quindi ecco, diciamo, ha il coltello dalla parte del manico, in qualche modo ha il coltello dalla parte del manico, anche perché non ha soltanto, ha un grandissimo appetito anche degli scraps, ovvero degli scarti del rame, del riciclo del rame proprio. Un'altra cosa estremamente importante da ricordare è che le miniere di rame utilizzano dei solventi molto molto inquinanti e la Cina in questo momento, per adattarsi alle normative internazionali, sta limitando e sta chiudendo, diciamo, molti di questi siti minerari, o meglio, sta limitando la produzione proprio per cercare ancora in questo settore qui di adeguarsi a quelle che sono le aspettative internazionali in tema di ambiente.